Il gigante egoista. C'era una volta un gigante che abitava in una casa nel mezzo del bosco. La casa era circondata da un giardino fiorito e da un frutteto che produceva frutta e verdura prelibata tutto l'anno. Un giorno il gigante andò a trovare il suo amico orco e partirono insieme per fare un viaggio in giro per il mondo. In questi anni i bambini dei paesi vicini cominciarono a frequentare il giardino del gigante. Si trovavano lì dopo la scuola e giocavano fino al tramonto. Quando il gigante tornò dal suo viaggio, trovò il suo giardino invaso dai bambini che correvano e si rincorrevano. Il gigante non sopportava la confusione, scacciò tutti i bambini e costruì un muro di pietre e mattoni intorno al giardino. Il gigante trascorse l'inverno da solo, accanto al camino. I bambini, invece, dovettero trovare altri luoghi in cui giocare. Quando tornò la primavera, il ghiaccio cominciò a sciogliersi, ma nel giardino del gigante non spuntò nessun fiore. Il giardino senza bambini si era rifiutato di svegliarsi e aveva continuato a dormire. Il gigante fece finta di niente e rimase rintanato nella sua casa. Arrivò l'estate, ma il giardino rimase coperto di ghiaccio. Il gigante si prese un brutto raffreddore e fu costretto a letto. Trascorse l'estate e l'autunno successivo tra il letto e la finestra, a controllare che nessun bambino scavalcasse il suo muro. Con l'inverno il raffreddore peggiorò. Il gigante rimase a letto. Un bel giorno il gigante fu svegliato dal canto di un uccellino. Gli parve il suono più bello che avesse mai udito. Il gigante scese dal letto con fatica e si affacciò alla finestra. Nel giardino c'erano tre bambini che si rincorrevano. Sotto i loro piedi il ghiaccio si stava sciogliendo e i primi fiori primaverili stavano sbocciando. Il gigante uscì di casa. I bambini, appena lo videro, si nascosero dietro gli alberi per la paura. Ma il gigante li rassicurò. «Non abbiate paura, non voglio farvi del male. Vorrei restituirvi il mio giardino, così avrete un posto in cui giocare tutti insieme». Le parole del gigante sciolsero il manto di ghiaccio che aveva avvolto il giardino. I bambini corsero in paese a chiamare i loro amichetti e sparsero la voce che il gigante era diventato buono. Nel frattempo, il vecchio gigante buttò giù il muro che aveva costruito per nascondere il giardino. Mentre lavorava, si sentiva pieno di energie e felice e così guarì dal suo raffreddore. Da quel giorno, il gigante egoista divenne un gigante gentile, che trascorreva le sue giornate in giardino a giocare con i bambini. Un saluto da Storiellando e Portale Bambini.